Salve, cari amici youtuber, è Dio che vi parla. Dio, sceso tra i comuni mortali, ma che cazzo sto a dire, no ragazzi? Dio che ci manda, lo dico nel libero arbitrio, no? Tanta ma tanta sfiga. Quindi in questa serata, per darvi la lieta buonanotte, andremo a parlare dei doni che ci vengono continuamente elargiti dalla cosiddetta entità superiori. Per fare un esempio, giornate sempre più iellate, stasera dopo una tribolazione durata tutta una giornata, motociclisti deficienti, dopo una giornata di tribolazioni mi voglio godere una tranquilla serata, ma ahimè il computer è surriscaldato, quindi devo aspettare, spegnere, aspettare che si freddi, ed eccomi qua con voi. Per carità, mi fa piacere, avrei continuato volentieri di vedere Alita, l'angelo della battaglia, anche perché ad alcuni può piacere, ad altri può non piacere, a me quel film lì mi interessa e lo sto guardando piuttosto volentieri. Che dire, stasera per parlare del più del meno andiamo a parlare di ambiti mistici, fare un po' la Dal Cadmon della situazione. Salutiamo Adam Cadmus, come cazzo si dice. Io vedo che sempre più persone nel ventunesimo secolo, siamo ormai nel 2019 inoltrato, deve per forza attribuire significati, per carità, anche dannatamente misteriosi, come coincidenze che non sembrano per nulla, per carità, sono cose che ci sono al giorno d'oggi, e al giorno d'oggi ho notato un aumento di queste cose sempre più massiccio, ma devono per forza tutti attribuire a un significato, per forza. Per carità, io sono il primo ad avere la mentalità aperta, Posso anche pensare che ci sia qualcosa, con tutto quello che mi sta capitando in ultimo, senz'altro qualcosa c'è. Ma quello che mi fa specie, e non fraintendetemi, è la mentalità delle persone. Se le cose vanno bene, è grazie. Se le cose vanno male, è colpa. Cazzo, attribuire un po' le colpe a noi esseri umani, no? O i meriti a noi esseri umani? Nel 2019, dove ormai regnano le teorie sulla fisica quantistica, le tecnologie digitali che possono anche simulare interi mondi a computer, non dico che queste siano realtà, dico che c'è insomma una conoscenza tecnologica progressiva enorme, smisurata, conoscenze di tutti i generi. E ancora sono il primo che ci vuole credere. Io tuttora cerco di dare una risposta, vuol dire che io mi sono un po' inculcato in stili di vita prettamente elevati, con tutto quello che capita bisogna farlo, il nostro spirito lo richiede, la nostra mente lo richiede, c'è niente da fare. Ma faccio fatica a dare il merito sempre
però potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere, non dico di no. Io vedo che comunque quello che mi fa specie è la mentalità delle persone che cercano sempre di vedere qualcosa anche se non lo vedono. Per carità, può esserci sì, ma è sbagliato secondo me interpretare col proprio giudizio senza tenersi ai fatti. Se poi il fatto ti dice sì o no di quella cosa, allora ok, ma non attenersi, che è la nuvola? No, stiamo parlando. Non attenersi ai fatti reali, è sbagliato. È vero che sta capitando di tutto al giorno d'oggi. Quanti sento dire quello è successo quello, quell'altro è successo quell'altro, non che ha visto per forza la Madonna, no. Cose strane che però possono avere molteplici significati, eh? Sempre gli stessi significati antichi, antiquati. Magari teneteli, ma aggiornateli un po'. Io vedo che comunque se uno cerca anche una religione più orientale, le cose già cambiano. Gli orientali, non so se il buddismo, penso che loro più che usare la religione come la ricerca di un'entità superiore come Dio, loro la usano per vivere meglio, stile di vita spirituale che ti aiuta a vivere meglio. Quello secondo me dovrebbe essere il vero significato di religione, di fede più che altro. Io vedo della gente, e qui torniamo al punto che voglio dire io in ultimo sto frequentando molto gli ospedali per motivi personali, non entrerò in dettaglio perché tanto annoierei voi e non andrebbe a me di parlare dei fatti miei privati, no? Perché ci sono delle persone non che pregano, quelle fanno bene, che per forza tirano fuori delle bombe, non bombe che esplodono, bombe parole, a parole, e tirano fuori delle bombe. Ah, ma è un miracolo che quello sia guarito. Abbiamo il malocchio perché ci capita di tutto, comprese le persone che lo dicono, della mia famiglia. Cazzo, ma non può essere un fatto sia misterioso, certo, sia una concatenazione di eventi che sembra che ti abbiano preso di mira, ma comunque naturale, no? No, per forza. Vabbè. Se invece va bene, è grazie a un miracolo. Se va male, invece, è colpa del medico. Cioè, cazzo, ci sono dei medici cani raccomandati che non sanno fare il loro lavoro. Ma è sbagliato, secondo me, dire sempre se va bene un miracolo e se va male colpa del medico. Non può essere che sia andata bene anche grazie al medico stesso? Ragazzi, pensiamoci. Sono persone che fanno un mazzo, si fanno un mazzo così e poi appena va storta una cosina, tac, gli dai la colpa. Certo, è un meccanismo automatico dell'essere umano attribuire una colpa a un capro espiatorio. È normale. È normale, però bisognerebbe un po' arrivare oltre questi meccanismi mentali, se è vero che vogliamo il progresso, e uscire dai soliti stereotipi, sono stanco morto. Pensiamoci, questi meccanismi antiquati che ci fanno non solo nella ricerca dello spirituale, ma anche, soprattutto, negli atteggiamenti, sempre quelli, già visti e rivisti. Poi una meraviglia, le persone, come si può dire, Micia, la gattina, ciao, principessa, Micetta. Le persone che si legano
per forza all'invidia di altre persone. Spettacolare. L'invidia. Soprattutto mi è capitato qualche volta di bazzicare da quelle parti persone che frequentano ambienti come la chiesa, come la messa. È bello vedere che queste vanno in chiesa, gli squilla il telefono, oppure se una persona ha certi atteggiamenti che a loro non sta bene, gli danno addosso, o ancora hanno un loro modo di vedere la fede cristiana, eccetera, eccetera. Cazzo, la faccia della spiritualità, ragazzi. Vedete che si cade nello smentirsi continuamente. Ecco, più che vedere la religione come una costrizione nel credere in qualcosa di superiore, io lo vedrei come un atteggiamento di base. Oh, vai via, che cazzo vuoi? Io lo vedrei come un atteggiamento di base per vivere meglio. Se poi esiste qualcosa di superiore, che senz'altro c'è, non si sa in che modo, ma senz'altro, secondo me, io la penso così, senz'altro c'è. Se poi capita qualcosa di sto genere, allora tanto di cappello. Ma io ci scommetto che non è niente di come ci viene detto apertamente. Se c'è qualcosa, secondo me, è un qualcosa che le religioni stesse non ci dicono. Io penso che le religioni, appunto, che si avvicinano di più al vero significato di religione, di fede, siano quelle orientali, buddiste, Tao Te Ching, taoismo, che ne so, non le conosco in dettaglio, però alle grandi linee hanno un principio che si lega all'osservazione del luogo e momento attuale, e da lì si riflette tutto il resto, osservazione dell'universo in un unico punto, piuttosto che nel cercare un'entità divina. Cosa che secondo me cercare un'entità divina non ha dei frutti, non frutta. Perché nel senso, uno fa bene a credere in qualcosa, ma per forza volere avere le prove. San Tommaso, come dicono i religiosi, i cristiani, e non ci credi finché non ci metti il naso. Ma perché? Ti serve sapere che esiste Dio per dover per forza vivere meglio? O ti basterebbe, questa è la morale, poi ci salutiamo, o ti basterebbe, voglio dirla bene, o ti basterebbe migliorare più che la vita dopo la morte, che tanto quella viene per forza, cioè prima o poi uno muore, che cazzo, vedi, appunto, oppure migliorare il modo di pensare la vita stessa qua sulla terra. Sarebbe meglio impegnarci tutti per migliorare la vita sulla terra? Pensateci, meditate. Meditate. Io sinceramente, prima di guadagnarmi il paradiso, vorrei vivere un po' sulla mia terra in maniera come si dovrebbe vivere, senza stupidità, senza cane mangia cane. E poi, se non sbaglio, nella stessa religione cristiana si dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Nessuno osserva sta cosa. Perché? Non so loro in che modo lo intendono, ma perché bisognerebbe amare il prossimo suo, insomma, tu, gli altri come te stesso? Perché? Pensateci. E poi tiro, poi ve lo dico, secondo il mio parere, poi. Che se rovini l'ambiente in cui vivi, compreso persone, luoghi e natura, fai del male a te stesso pure, perché lì ci vivi insieme agli altri. Non è che noi viviamo da un'altra parte, viviamo qua e ora. E se facciamo del male agli altri, roviniamo anche noi stessi. Perché viviamo tutti insieme qua. Parlo sia per quelli che stanno dentro un paese che quelli che vengono da fuori. Che non ho nulla contro chi viene da fuori, neanche contro quelli di questo paese. Contro la stupidità sì, però. E vabbè, ragazzi. Con questo pensiero
vi do la buonanotte. Finisco il sigaro. Grazie per aver ascoltato questo vecchio pazzo ancora per una volta. Oggi è stata una giornata lunga, ma è arrivata la sera. E domani, come dice In Via col Vento, cazzo è Rossello Ara, cazzo è buono. Domani è un altro giorno. Salutoni ragazzi, buona serata e buonanotte dal vostro Sisma. Abbiate una testa che funziona. Ciao!